Sono tante le novità dell'estate 2009 di Pila in Valle d'Aosta. Per prima cosa la nuova telecabina inaugurata a dicembre 2008 supera i 5 km che separano Aosta dal comprensorio sciistico a una velocità di 6 metri al secondo e trasporta 2.400 persone all'ora, 400 in più della precedente. Dal capoluogo Pila è raggiungibile in soli 17 minuti. Le accoglienti cabine a 8 posti possono trasportare anche le biciclette. E per rimanere in tema di due ruote, andiamo allora subito a vedere il nuovo itinerario downhill, allestito per ospitare la Desarta Bike, gara di downhill marathon che chiuderà la stagione della mountain bike a Pila. Questa è la nuova pista di freeride che abbiamo fatto, dove quest'anno faremo una gara, diciamo un downhill marathon, la chiamiamo la pista della Desarta, proprio che dà il nome alla gara. In questo tratto è un tratto di bosco, tutto in mezzo ai mirtilli, un tratto bellissimo da vedere. Ricordiamo che la Desarta Bike si svolgerà il 22 e 23 agosto, con partenza dall'arrivo della seggiovia del Quisuno a 2700 metri di quota e arrivo a Gressan per un dislivello totale di 2100 metri e 15 km di lunghezza. Giunta alla sua quarta edizione, la gara è entrata a far parte del circuito nazionale di Downhill Marathon. La gara prende il nome dalla tradizionale discesa Valle delle Mandre dopo il soggiorno estivo negli alpeggi. Mezz'ora il tempo stimato per i primi concorrenti, 45 minuti per la percorrenza media. Il regolamento consente l'utilizzo sia della bici da downhill che di quella da freeride. Altra novità di grande interesse è il nuovo percorso allestito presso il Parco Aventura, il percorso rosso Super Aquile. Tutti gli anni abbiamo cercato di dare qualche cosa in più in modo da incentivare anche un nuovo tipo di clientela, tant'è vero che ci siamo proiettati su qualche cosa che può andar bene sia per i bambini ma anche per gli adulti, per cui anche i papà e le mamme possono seguire i propri figli lungo le passerelle, ecco. Difatti abbiamo questo percorso nuovo che si chiama Rosso Super e prevede una serie di carrucole, ponte tibetano lungo 35 metri e in arrivo sul terreno alla fine una bella carrucola da 130 metri con attraversamento di tutta la valle, per cui una nuova attrattiva da provare. Oltre a questo nuovo percorso, il Parco Aventura di Pila propone anche percorsi più semplici, adatti a tutti, anche ai bambini. A questi sono riservati i percorsi Scoiattoli e Marmotte, con segnaletica verde. Il percorso Camosci, segnaletica blu, è adatto a chi è più esperto. Il percorso Aquile, infine, segnaletica rossa, è adatto a chi vuole sperimentare emozioni più forti. Altra interessante novità dell'estate 2009 è il Nordic Walking Park. Il Nordic Walking consiste nel camminare, ma anche nel correre, saltellare e fare esercizi con bastoni appositamente sviluppati per questo sport. Nel Nordic Walking si utilizza, quando si applica la tecnica corretta, il 90% della muscolatura del corpo, senza sollecitare in modo eccessivo le articolazioni, con tutti i benefici che un allenamento così completo comporta. Nordic Walking è una nuova tecnica sportiva che diciamo ha avuto origine in Finlandia
ed ha preso, diciamo, spunto dall'allenamento estivo dei fondisti. L'allenamento secco, infatti, dei fondisti si basa proprio sull'utilizzo di questi bastoni che hanno una particolare struttura e grazie ad una buona presa con i bastoni e al giusto utilizzo di questi e una giusta spinta, c'è la possibilità di utilizzare un maggior numero di muscoli e quindi andare ad aumentare l'efficienza del movimento. Qui abbiamo circa 40 km di sentieri tracciati per tutte le difficoltà. Partiamo dal più facile al medio, che è tracciato in rosso, al difficile, che è tracciato in nero. Allora, il neofita non deve far altro che rivolgersi all'ufficio delle SPAS di turismo di Pila, dove potrà trovare sia i bastoncini che un istruttore ANVI sempre pronto a fargli provare questo nuovo sport. Seguiamo adesso Sylvie e Mario lungo i sentieri della Conca di Pila, in particolare verso l'eremo di San Grato. E mentre percorriamo insieme a loro questi meravigliosi e panoramici itinerari, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti dell'estate di Pila. Il 7 agosto è in programma una giornata dedicata all'immersione subacquea ricreativa nelle acque del lago di Chamolet a 2300 metri di quota. Il 10 agosto festa di San Lorenzo, patrono di Pila. Il 16 agosto festa dei pastori e Grand Prix Valle d'Aosta di mountain bike. E infine, come già annunciato, il 22 e 23 agosto la Desarpa Bike.